Per Medica Live, l'informazione scientifica che corre in rete, abbiamo ospite il dottor Gaetano Gulino, responsabile dell'unità di ortopedia e traumatologia degli ospedali riuniti di Biancavilla Paternò. In questo momento a Taormina si sta svolgendo un congresso sulla rigenerazione tissutale in traumatologia e ortopedia. Benvenuto dottor Gulino, qual è l'esigenza di un congresso con questo tema? L'esigenza è quella di trovare delle alternative a interventi chirurgici che oggi vengono proposti con semplicità, in cui si assiste sempre a interventi che vengono eseguiti su persone sempre più giovani e dall'altro lato a persone sempre più anziane. Diciamo, il senso del nostro congresso è quello proprio di cercare di trovare delle alternative e quindi di allontanare questi trattamenti chirurgici. Beh, mi pare di capire comunque che state andando ben al di là, perché nell'ambito di questo congresso si parla anche dell'utilizzo delle cellule staminali e del gel piastrinico. Cosa vuol dire esattamente? Sono due sostanze che vengono prodotti dal nostro organismo e che, diciamo, la scienza sta facendo il modo di svilupparli, di aumentarne le potenzialità. Uno agisce, il gel piastrinico agisce soprattutto sulla neoformazione vascolare, che è quella che produce e apporta sangue ai tessuti e quindi ne aiuta proprio la guarigione. Le cellule staminali sono delle cellule che vengono prodotte sempre dal nostro organismo e che vengono indirizzate verso un tipo, in questo caso per esempio se noi abbiamo necessità di interventi in cui c'è necessità di produzione ossea, allora le cellule staminali vengono indirizzate, moltiplicate e indirizzate verso un processo di guarigione. Queste tecniche, ovviamente c'è una sperimentazione che è ancora in corso, per quanto riguarda l'efficacia ma anche il contenimento dei costi, che cosa possiamo dire? Proprio la potenzialità di queste cellule che aiutano le guarigioni di, per esempio, di fratture, le guarigioni di fratture che non consolidano, aiutano le cartilagini delle articolazioni a riparare. Diciamo che se la ricerca andrà avanti potremmo trovare una soluzione a patologie degenerative delle articolazioni. La fase di sperimentazione è conclusa oppure ancora in atto? Le sperimentazioni in medicina non finiscono mai. Ovvio. Adesso in questo settore siamo all'inizio, siamo in un momento cardine e anche nell'università io dove ho lavorato ci sono dei grossi ricercatori che si occupano di queste problematiche. Il dottor Gulino ha eseguito oltre 2.300 interventi soltanto alla colonna vertebrale, possiamo dire che si tratta di un esperto e l'ho fatto soprattutto utilizzando le cosiddette tecniche non invasive. Che cosa si intende esattamente? Tecniche mini invasive sono delle tecniche in cui hanno degli eccessi chirurgici minimi. Si va dagli interventi per esempio di cifoplastica per la ricostruzione dei corpi somatici nelle persone anziane dove avvengono dei crolli vertebrali, là in questi casi con un'anestesia locale e con piccoli, diciamo, trocar piccolissimi si riesce a ricostruire dei corpi vertebrali distrutti e che danno un beneficio immediato anche a persone di età molto molto avanzata senza, diciamo, correre grossi rischi. Ascolti, invece per quanto riguarda interventi a cielo aperto, quindi ovviamente andiamo ben al di là delle cosiddette tecniche mini-invasive, come intervenite nell'artrosi vertebrale? Questi sono interventi importanti, sono interventi in cui bisogna diciamo, ricostruire l'anatomia della colonna. Abbiamo visto che quando al tessuto osseo noi riusciamo anche a applicare di questi prodotti di cui stiamo parlando oggi, le cellule staminali, vediamo che questo supporto diventa molto più solido, quindi gli effetti benefici che ci sono in un intervento chirurgico sono talmente importanti e poi questo oggi è il ruolo del nostro congresso. E torneremo a parlarne, la ringrazio molto per la sua disponibilità, grazie al dottor Gulino, responsabile dell'unità di ortopedia e traumatologia degli ospedali riuniti di Biancavilla Paternò, Medica Live, l'informazione scientifica che corre sulla rete.